Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di due azioni da acquistare nel 2024 perché secondo me hanno un ottimo potenziale. Vedremo infatti insieme quali sono queste due azioni e un'analisi dettagliata per capire al meglio in cosa sono ottime queste aziende e quali sono i loro punti di forza. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video per essere realizzati necessitano di tanto studio, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, per aiutarmi a far crescere il canale, è quello di lasciare un bel like a questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io inoltre vi ricordo che il contenuto di questi video è realizzato a scopo puramente educativo e pertanto non rappresenta alcun consiglio finanziario né un invito ad investire, ma direi di non perdere altro tempo ed iniziare immediatamente cercando di capire quali sono questi due titoli azionari molto affidabili al momento, con rendimenti da dividendi molto alti, che si può acquistare in questo momento e detenere per sempre, date le loro prospettive. Questi titoli azionari, infatti, offrono dividendi in costante aumento e rendimenti addirittura superiori all'8% con i prezzi recenti. Se stai quindi cercando azioni che possano fornirti del reddito passivo sotto forma di dividendi senza troppi rischi, devi rimanere fino alla fine di questo video perché ci sono un paio di azioni che pagano dividendi con ottimi rendimenti che ai prezzi recenti è molto interessante considerare per un'eventuale aggiunta in portafoglio. Queste due azioni, inoltre, hanno rispettato i loro impegni sui dividendi e li hanno aumentati costantemente nel corso dei trimestri che si sono succeduti. Ecco perché potrebbero rappresentare ottime aggiunte al portafoglio azionario di chiunque voglia aumentare il proprio flusso di reddito passivo. Ma andiamo con ordine e vediamo la prima azienda di oggi. Stiamo parlando di Hercules Capital, che prezza 19,79 dollari per azione. Stiamo parlando di un'azienda che è vicina ai massimi storici, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 3 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di 1 milione di azioni, un dividendo pagato dell'8,08%, è quotata sul New York Stock Exchange, è stata fondata nel 2003, ha sede in California negli Stati Uniti e conta circa 100 dipendenti. Per quanto riguarda questa azienda, ragazzi, si può dire che Hercules Capital è una società di sviluppo aziendale, una cosiddetta BDC, il che significa che deve restituire agli azionisti almeno il 90% dei profitti generati sotto forma di dividendi. Mentre la maggior parte di questo tipo di aziende si va a concentrare su un consolidare i flussi di cassa positivi, Hercules Capital in realtà fornisce alle start-up capitale di rischio in cambio di una partecipazione azionaria o di un warrant. Molti degli investimenti di Hercules Capital, infatti, non vanno a buon fine, ma in realtà quelli che hanno successo hanno più che compensato le perdite. Ad esempio, le aziende di software, tra cui Palantir e le società di scienze della vita come Axon Therapeutics, sono state precedentemente destinatarie del capitale iniziale di Hercules. Questa azienda, quindi, non riposa mai sugli allori. Finora, quest'anno, due società in portafoglio, di cui non faccio nomi in questo momento, hanno presentato istanza di offerta pubblica iniziale per andare a quotarsi in borsa. Sempre nel primo trimestre, altre quattro società in portafoglio ad Hercules Capital hanno concordato lucrosi accordi di fusione e di acquisizione, dando quindi all'azienda ottime possibilità di guadagno dal fatto che avevano investito proprio in questo tipo di aziende. Andando ancora avanti, ragazzi, c'è da dire che Hercules Capital offre una distribuzione trimestrale standard in aumento dal 2010 in maniera costante ed è attualmente fissata a 0,40 dollari per azione. Questo tipo di distribuzione standard di queste aziende, cosiddette BDC in inglese, offre un rendimento al momento da dividendi di circa l'8,1% ai prezzi recenti. Quando le aziende che
Hercules Capital va a individuare con modeste quantità di capitale, vengono acquisite o realizzano IPO di successo, possono andare a creare enormi guadagni inaspettati per l'azienda. Questi flussi di cassa sono chiaramente così imprevedibili che Hercules Capital offre anche un dividendo supplementare che va ad adeguare ogni anno. La distribuzione supplementare di Hercules Capital è attualmente fissata a 0,08 dollari per azione ogni trimestre. Se la distribuzione supplementare del prossimo anno fosse in linea con quella attuale, gli investitori che acquistano questa azienda ai prezzi recenti potrebbero chiaramente ricevere un rendimento di addirittura il 9,8%. Aggiungendo azioni quindi a un portafoglio diversificato per resistere a lungo termine, sembra un ottimo modo per aumentare il flusso di cassa positivo e il cash flow del nostro portafoglio di investimenti. Detto questo, ragazzi, passerei adesso ad analizzare la seconda azienda di oggi. Stiamo parlando di Altria Group. Prima di analizzarla, però, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. E ricordatevi di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste due incredibili aziende. Ma torniamo al video e analizziamo questa azienda. Altria Group prezza 46,70 dollari ad azione rispetto al massimo storico raggiunto in realtà. A aprile del 2022 l'azienda è in calo del 16%, ha una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di quasi 10 milioni di azioni, un dividendo pagato dell'8,39%, è quotata sul New York Stock Exchange e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado A-. Questa azienda è stata fondata nel 1985. Il suo CEO è William Gifford, ha sede in Virginia negli Stati Uniti e conta 6.400 dipendenti. Detto questo, ragazzi, analizziamola nel dettaglio. Altria Group è l'azienda produttrice di tabacco statunitense che commercializza il marchio leader Marlboro. Ai prezzi recenti, il titolo offre un rendimento da dividendi strabiliante dell'8,4% circa. C'è da dire che i rendimenti da dividendi, ragazzi, raramente superano l'8%, a meno che gli investitori non siano sicuri della capacità dell'azienda di continuare ad aumentare i propri dividendi. Marchi potenti come Marlboro hanno aiutato Altria Group ad aumentare i dividendi pagati per ben 58 volte negli ultimi 54 anni, ma gli investitori chiaramente al momento sono preoccupati per il settore delle sigarette, perché in realtà nel mondo si sta andando a fumare sempre meno. C'è da dire, infatti, che Altria Group ha spedito ben 16,45 miliardi di sigarette nel primo trimestre del 2024, il 10% in meno rispetto all'anno precedente. I ricavi totali durante il periodo sono andati infatti a diminuire solo dell'1% su base annua, grazie all'aumento dei prezzi del marchio Marlboro e all'aumento delle vendite di prodotti cosiddetti senza fumo. C'è da dire ancora, ragazzi, per citare le notizie positive, che l'investimento di 12,8 miliardi di dollari di Altria Group in Juul si è concluso come un disastro, ma l'anno scorso, cioè inoltre, l'azienda ha acquistato una nuova startup di e-vapor chiamata Enjoy. Questo è l'unico sistema basato su pod autorizzato alla vendita dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. E le vendite stanno iniziando a riaccelerare. Durante il periodo degli ultimi 6 mesi, terminato il 31 dicembre 2023, Altria ha spedito 1,3 milioni di dispositivi Enjoy. Nei primi 3 mesi del 2024, questa azienda ha già spedito circa 1 milione di nuovi dispositivi e-vapor Enjoy. I ricavi totali sono leggermente in calo. Ma Altria Group, ragazzi, può comunque aumentare gli utili per azione, i cosiddetti earnings per share in inglese o EPS, riacquistando molte delle sue azioni.
Di conseguenza, il management prevede che gli utili per azione rettificati nel 2024 saliranno dal 2 al 4,5% su base annua. Infine, non da meno, il pagamento dei dividendi di Altria Group potrebbe non aumentare molto rapidamente nel corso dei prossimi anni, ma con un rendimento elevato iniziale e aumenti costanti, probabili negli anni a venire, questo titolo potrebbe produrre un sacco di nuovi dividendi per gli investitori pazienti che investiranno in questa azienda e terranno investimento a lungo termine. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!